Il decreto è così ossessionato dalla bigenitorialità, mamma mia, parola impossibile, genitorialità, che imponendo dall'alto la mediazione familiare in tutti i casi, mediazione familiare che non è, è a pagamento, pensateci, finisce per prevederla anche nei casi in cui la separazione è causata dalla violenza del coniuge, in aperta violazione della Convenzione di Istanbul. Con questo provvedimento le donne rimarranno ingabbiate in relazioni a cui dovrebbero porre fine in nome del contrasto alla cosiddetta, questa è un'invenzione, alienazione parentale. Si estende il sospetto su ogni denuncia di violenza contro un marito e si obbligano di fatto i figli a mantenere la relazione con il padre, perché ricordiamoci che i femminicidi, gli atti di violenza contro le donne, per il 90% dei casi sono coniugi, ex mariti, cioè è dentro in questa genitorialità perfetta, anche quando il rifiuto di vederlo deriva da parte del bambino dall'aver assistito alla violenza sulla madre. Guardate che questo è allucinante, e tutto questo contrabbandato per difesa della famiglia.